Forse ce la facciamo? Sì? Sì! Muore! Oh! È morto? Credo che sia morto. Ciu-ciu! Sì, ben ritornati, boys and girls, su Ciu-ciu Charles. L'ultima volta avevamo affrontato il treno, avevamo rubato il suo primo uovo e oggi, ha visto la grande richiesta vostra, dobbiamo continuare il gioco. Sempre che quel maiale di Charles, quel treno orribile, non sia in giro a osservarci. Dopo aver ucciso lo zio, vi ricordate? Lurido infame ha portato via il nostro zio. E noi l'abbiamo odiato, Ciu-ciu Charles, per questa cosa. Ma adesso dobbiamo andare avanti, proprio per lo zio. Abbiamo un'altra missione primaria qui. Forse un'altra delle uova del mostruoso Charles. Mi avete detto che quando abbiamo sentito quel rumore, quel forte ciu-ciu, quello era Charles che stava proprio arrivars. E noi non abbiamo avuto la prontezza, perché magari avremmo potuto sparargli di più. Chi lo può dire? Però il mondo è molto grande e io ho paura di cadere sempre dal treno. Però tecnicamente dovremmo essere arrivati. Sì, praticamente arrivati alla seconda missione. Se c'è un'altra delle uova di Charles, io ci metterò le mie mani e la schiaccerò. Ovviamente prendiamo tutte quante gli scrap metal che ci servono per migliorare la nostra locomotiva, che va veloce, ma non abbastanza. C'è qualcuno in casa? Posso entrare? Non c'è nessuno? Esplosivo. Ma io ho visto qualcuno dalla finestra, mi sembrava. Qualcuno ci deve essere per forza. Io prendo, riunione degli ammutinati, bla bla bla. Ah, si sono ammutinati alcuni minatori, da quello che ho capito. Ma questa è una chiesa? C'è qualcuno? Ci deve essere qualcuno. Se c'è una missione, ci deve essere per forza. Ah, sei proprio tu, il mio preferito cugino di campagna, eh? Ah, stavi guardando. Ah, pervertito come un tempo, eh? Fissavi i minatori che si cambiavano, eh? Paul, sì, mi ricordo di te, il cugino Paul. Sono l'archivista? No, io sono quello che è stato chiamato per uccidere Charles. Esattamente. Ah, sì, stai dicendo un sacco di stupidaggini? Proteggi le uova del mostro, sì, Warren, sì, sì. A tirare Charles in un duello. Trappola perfetta, eh. Ah, capisco, esplosivi sul ponte di legno per far cadere Charles verso la morte. Ma certo. Ma questa è l'idea migliore del sempre. Mettere esplosivi sul ponte. Ho capito. Dove sono gli esplosivi, però? Aha, piazza gli esplosivi. Ah, niente di meno, niente di più. Non è che gli esplosivi me li devi dare tu, però, eh. Io confido, perché qui io non ne ho visto di esplosivi, eh. Facciamo che poi dopo arrivo lì e non ho gli esplosivi, eh. Prendo gli scrap. Io vado via, eh. Che esplosivi. Avete sentito? Quello era Charles, con il suo fischiare maledetto che porta sventure, quel lurido porco. Se mi scassa la locomotiva mentre io non ci sono, sarò molto arrabbiato, Charles. Non ti avvicinare. Anzi, adesso te lo do io. Ti preparo una trappola degna di te, porcello dannato. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo mettere queste belle. Aha, una qui. Ok, una qui. Una qui. Sono molto esperto di esplosivi. Non so se ve l'ho detto, oltre che capotreno, mastro anche di esplosivi. Ero un dinamitardo da giovane. Sì, 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 sì. Mettevo le bombe. Non è vero, prima che, insomma, era uno scherzo. Solo su Ciu-ciu Charles. Metto un'altra qui e un'altra qui. Perfetto. Adesso abbiamo riempito il ponte di bombe e io ci sto passando sopra. Questa è una scrap metal. Ne sono ghiotto di scrap metal. Non li posso lasciare indietro. Paul! Ah, un altro scrap metal. Ah, chi li ha lasciati lì? Qualche pazzo che non ne conosce il valore? Ah, dovrebbero imparare che lo scrap metal è vita, perché ti permette di migliorare il treno e sparare di più. Paul! Paul, smettila di guardare i minatori nudi. Ho preparato quello che mi hai chiesto. Ah, sei pronto? Io lo devo attirare. Ci penso io. La chiave del tempio? Ah, ho capito, il tempio. E perché devo andare nel tempio? Urca miseria, che cosa? Ma aspetta, ehi, qua non si è capito. Zio, perché qui dice attira Charles con le uova e poni fine? Se noi abbiamo preparato il ponte qui, che è lontanissimo, cosa c'entra?
Non ho capito. Vabbè, noi andiamo avanti che c'è un'altra missione sul percorso. Sei una miseria, magari, magari serve perché così quando sarà la boss fight, dopo che avremo preso le uova, Charles arriverà alla boss fight con mezza vita. Perché noi già gli abbiamo rotto mezza vita. Ecco il ponte esplosivo preparato qui dal nostro amico spione Paul. Ah, certo, certo. Bene, bene, ripartiamo allora. Ci compriamo anche qualche upgrade. Ripariamo un po' il treno perché l'ultima volta ce l'aveva scassato di brutto. E magari un upgrade dell'armatura. No, non posso fare niente. Vabbè, ci accontentiamo, rimaniamo così. A breve dovremmo arrivare. Quella dell'arma la saltiamo per il momento. Casomai ci torniamo dopo. Al momento ho il lanciarazzi, tra l'altro mi piace molto. E dovrei anche equipaggiarlo perché è molto buono. E ci fermiamo alla seconda missione che abbiamo trovato, che l'abbiamo leggermente passata. Dovrebbe essere questa casetta qui. Speriamo che qui ci sia una delle uova di Charles, perché altrimenti noi qui non stiamo procedendo. Charles sta tutto lì a cullarsi i suoi bambini. C'è qualcuno qui? È permesso? Può? Bigliettini al reverendo. Urca miseria, sei una tristezza questo gioco. Muoiono tutti. Reverendo? Vernice nera, bellissimo. Posso colorarmi il treno nero. Il treno nero va veloce. Dio è molto arrabbiato, almeno credo. Charles forse il diavolo, sicuro al 96%. Sono d'accordo. Sempre subdolo, sì. Serpente o ragno? Vabbè, ma è scemo questo qua che ha scritto queste cose. Non sono molto intelligenti, eh. Dio vince sempre, non piangere molto, solo un po'. Preghiera conclusiva, riordinare. Ok. Reverendo? Ho paura che non sia più tra noi. C'è qualcuno qui? Perché io mi prendo le cose, se è permesso, però vorrei anche parlare con qualcuno. Beh, del resto... Ah, ma non era qui, ma sono stupido. Ma io sono convinto che era qui. Vabbè, abbiamo scoperto la storia. Magari è qui, però si è spostato, è andato nella baita dall'altra parte, no? E certamente, sì, si sarà nascosto. Eccoti, infatti, reverendo. Non sei il reverendo, sei l'altro mio cugino, Galle. Ah, Galle. E mi chiami archivista? Sì, io archivio i treni, li distruggo. Una chiave di nominiera. Oh, bravo. Sì, antico tempio, lo sappiamo. Per distruggere le uova, sì, lo sappiamo. Quando è carico crea un fascio di luce che attira Charles. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Lo sappiamo. Grazie. Dov'è la miniera che mi hai dato adesso? Che ci vado. Qui? Ah, ho capito. Una miniera. Ok, ok. Allora, dobbiamo fare la strada. Quindi dobbiamo andare dritti. Dobbiamo girare prima a sinistra e poi a destra. Ricordatevelo. Sinistra e poi destra. Perfetto. Dov'è il mio treno? Non trovo... Ho perso... Eccolo. La Betulla si chiama. Gli ho dato questo nome. È un nome... Può sembrare floreale, ma in realtà la betulla è simbolo di potenza. Betulla, proprio sbetulla dappertutto. Ci upgradiamo un'altra volta, secondo me ci sta. Tanto se arriva lo sentiamo, perché dovrebbe fischiare. Adesso ricordiamoci, sinistra, poi destra. Ok, sinistra e poi destra. Faccio una soffiata perché così se Charles nei paraggi mi sente, si spaventa. Qui dobbiamo andare a sinistra, eh. Non so dove... È a destra, è puntato a destra. Devo frenare. Devo frenare. Perché se no mi va. Fermo, fermo, Betulla. Betulla. Ecco qui, Betulla. Andiamo. Ripartiamo, Betulla. Vai, come un drago. Ciu, ciu. Charles. Non vedo l'ora che arrivi il momento di confrontarci con lui nella boss fight finale. Sono lì tutto un brio io. Sì, Charles, tu pensi che io abbia paura di te? Pensi che quando arriverà il momento, il surplus, io mi tirerò indietro, magari scapperò con le uova nella saccoccia? No, non esiste, Charles, non esiste. Ma sono tutte sbagliate le... ste cose, eh? E infatti sono tornato pure dalla parte sbagliata. Cioè, devo andare a destra e mi va a sinistra. Mori... Oh! Che cacchio è stato? Oh! Ma che... Oh, oh, oh! Aiaiaia, c'è un pazzo, un drago, un pazzo. Ma io qua così come... come me la gestisco? Cioè, adesso ti tiro una... Pezzente, pezzente, to! Maledetti! To! Pezzenti, non l'ho presi mai. Mai li ho presi. Però per fortuna siamo andati avanti. Devo riparare il treno. Mi hanno scassato pure. Però dovremmo esserci ora, eh.
Sì, sì, ancora un po'. Lì era un altro avamposto di questi pezzenti, comunque. Probabilmente lì hanno un altro uovo, ma ancora noi non ce l'ha segnato, quindi forse non ci possiamo andare. La vedo grigia, ragazzi miei, eh. La vedo grigia. Allora, noi ora siamo arrivati. Tecnicamente ci possiamo fermare. E posso anche scendere. Perché la miniera dovrebbe essere qui. Sì, esattamente. Leggermente più in così, però ci dovremmo essere. Quindi, qui sotto, ricordiamoci dove stiamo andando poi, perché dobbiamo tornare al treno. Dovrebbe esserci l'altro uovo che ci serve. Noi senza paura, senza nessuna paura, vedete? Ci dobbiamo entrare dentro, ma di brutto, ma senza nessuna paura. Perfetto, perfetto. La paura noi la conosciamo, siamo nel posto giusto. No, non la conosciamo. Noi siamo immuni a questa paura. Oh, mi sono cagato proprio. Sto cagato sotto, sotto e sopra. Proprio cagato addosso. E sento anche Charles. Pensa se quando io non ci sono arriva dalla mia betulla e me la scassa. Mi farebbe molto arrabbiare. Spero che non possa succedere. Sono dei tizi. Sono dei tizi. Dei tizi. Dobbiamo essere rapidi, ma senza fare troppo rumore. Dobbiamo essere rapidi e silenziosi, perché è pieno qui. Certo, potremmo fare alla moda della betulla e correre, però potrebbe essere muy rischioso. Muy rischioso, noi non vogliamo arrischiarci tanto. Mi ha visto? Mi sa che mi ha visto il zio. Non fa niente, non fa niente. Prendo qua, tiro la leva. Aia, pezzente! L'uovo! L'uovo succhioso di Charles, l'abbiamo preso! Adesso dobbiamo sapere dove... Aia! Dove andare? E io non ne ho idea! E questa era la strada sbagliata! Ma non mi prenderai, pezzente! Mi dai solo energia quando mi spari, non è vero? Vai malissimo, brutto maledetto! Ma io guarda, guarda, ti frego! Ah, suca! Oh sì, questo uovo mi dà nuova speranza di poter scappare! Ah, un altro pezzente! Aia! No! Però abbiamo l'uovo, tranquilli, va abbastanza bene. Abbiamo anche risparmiato tempo. Abbiamo perso dei rottami, va bene, sì è vero. Questo mi fa arrabbiare. Però non è la fine del mondo, state tranquilli. Adesso che torniamo ci sistemiamo. L'uovo ce l'abbiamo. Infatti questo posto non lo possiamo più visitare. Quindi ci manca un solo uovo. Un solo uovo. E secondo me, quest'ultimo uovo che noi dobbiamo trovare, ce lo danno, ci danno la posizione qui nell'altra missione obbligatoria. Quindi prepariamoci il tragitto. Allora, dobbiamo girare a destra. Qui è il tempio, ci dobbiamo andare dopo ovviamente. Quindi a destra. Poi è tutto percorso obbligato. E poi di nuovo a destra. Destra, destra. Ok, dai. Siete pronti? Io sì. Ciu ciu Charles, stiamo arrivando a prendere i tuoi figli. Destra, qui dobbiamo girare a destra, qua e a sinistra. Quindi però già dobbiamo fermarci. Ero partito con tutta la buona volontà io. Mannaggia. A sti cambi, sembra... Questo li cambia lui, quel porco di Charles. Vai! Riparo il treno? Sì, sì, è meglio. È meglio. Ci stiamo upgradando bene, vi devo dire la verità. Ci stiamo upgradando bene. Per il momento a lui non lo vedo e non lo sento. Però sai la miseria, quello lì può arrivare quando meno te l'aspetti, E abbiamo sbagliato strada. Ero in viaggio per arrivare fino alla nostra missione quando mi sono accorto che lungo le binarie... C'era qui la mia cugina di campagna, sorella del cugino di campagna di prima, no? Candazia, certamente, Candazia. Ah, sì, sono io, Candazia. Dei rottami metallici? Me ne servirebbero, grazie. Il bancone dietro di me? Ti ringrazio. Ah, sei gentile. Sì, grazie. Grazie, Candazia è la pecora bianca della famiglia. Nel senso che è buona. No, noi siamo tutti una famiglia di infami, capito? C'è lo zio. Che è morto, ma sapete, non si parla male dei morti, ma lo zio ne ha combinate da giovane, Ne ha combinate un bel po', Vediamo Candazia che cosa ci dà. Sono sicuro che sarà ricco di... Candazia! Ma sei veramente brava, Mi ricorderò. Quando sarò un eroe, mi ricorderò. Stiamo aspettando, Charles è più aggressivo. Comincio a temere. Eugene, contiamo su te. Eugene è morto. Cioè, non te lo dico, non te l'ho detto, non te lo dirò. Perché è inutile che tu lo sappia, Candazia. Quello era il fischio di Charles, ragazzi. Charles è limitrofo. Charles potrebbe benissimo essere limitrofo. Secondo me conviene che partia. Ah! Madonna! Prendila, sparalo! Pezzente!
No, no, però non ci devo. Non ci devo mancare io, non ci devo mancare. Non ci devo mancare. To! Succami la bombona. To! Pezzente. To! Te ne ritiri, Ah, ne hai timore di me, Hai timore di me. Hai paura. Bene, fai bene. To! Sono cagato addosso, ragazzi, proprio. Mamma mia, che paura. Quanto mi ha distrutto il tre. Mio Dio. Ma meno male che avevo i rottami di Candazia. Madonna. Ma me l'ha proprio aperto in 5, Me l'ha aperto in 5. Scendiamo qui. Non dovrebbe tornare così in fretta. Però lui a me mi ha canagnagnato. Ma proprio duramente, non pensavo. Forse il lanciamissili non è poi. Ah! Il mio antico nonno circense! Darryl! Ah, Darryl, che bello! Eh sì, sono fenomenale! Vuoi il mio rispetto? Un forziere chiuso a chiave nel tuo scasso. Cosa vuol dire? Cos'è lo scasso? No, devo grimaldellarti il forziere? Ah, grazie, grazie. Allora lo faccio, tanto dentro ci saranno delle cose buone. E ci conviene, ragazzi, perché potremmo anche puntare direttamente alle uova e basta. Però poi ci ingruppano, capito? Allora, dietro di noi, da questa parte, dovrebbe essere. Nel tuo scasso? Sarà questo il tuo scasso? No. Questo, ci sono dei rottami, però non è il tuo scasso. E questo? Ah, capisco. Che stupidaggine. Aspetta, che ci proviamo. Perfetto. Questo è più difficile. Sembra di giocare a Osu. Tranquilli, Ecco qui. Ah, adesso ci facciamo tutto quanto come grandi bravi che siamo noi. Ma che bravi! Ma che bravi, cosa c'è? Un disegno di Charles. Il disegno di Charles, cosa fai? Lo perdi? Non puoi. È il disegno di Charles. Darryl! Ho fatto, sono stato lesto. Uno strano masso di ferraglia, lo so. No, dammi altri rottami. Quanti me ne hai dati? Me ne hai dati pochi? Ti ammazzo. Brutto. Cioè, ma perché lui è abituato. Tradizione circense, capito? Si arrangia, quindi per lui un rottame era tanta roba. In realtà è poco. Però cosa fai? Glielo dici? Poi magari si offende. Boh, speriamo che Charles non ritorni subito, perché io ho bisogno un attimo di potenziarmi e di parlare qui con la mia sorella di una vita. Questa qui, Helene, la sorella di tutta una vita. Sono io il cacciatore di mostri, sorella. Ah, abbiamo provveduto a combattere Charles, ma si ritira, e lo so. E distruggergli le uova, lo so. Un uovo nella miniera, grande! Brava, era quello che mi serviva. Posso rubare dei rottami da te? No, va bene, però ho visto che c'è un'arma qui. Ah, più avanti c'è la miniera numero 3, che è lì che dobbiamo andare per avere l'endgame, la boss fight che tanto bramiamo. Ma prima ci dobbiamo fermare per forza a fare quest'arma, perché il lanciamissili, ragazzi, vi devo dire, non è così buono come speravo, Fermiamoci, credo sia qui. E intanto, già che ci siamo, 29 rottami, ma allora Darryl è stato un buono. E upgradiamoci un pochino. Teniamone un po', anche la velocità secondo me un po' è buona, Tutto è buono. Così, teniamo qualcosa per ripararci in caso in cui. E la Madonna. Ma è tutto un accampamento rinforzato. Pensa quanto terrore hanno del brutto Charles. No! L'altro mio zio! Quello nell'esercito! Che gli hanno bruciato casa! Sergente Flint, esattamente! No, hai creato un lanciafiamme. Ma ti sei. No, sei un imbecille, sergente. Sei quasi bruciato viva. Ci credo. Vorresti salvare il capanno? Ok. Come faccio a salvarti il capanno? Sta bruciando di brutto. Sputi? Non si può. Non si può, zio. Com'è che ti salvo il capanno? Questo sta bruciando tutto. Fiammata di insetticida. Come faccio a. La voglio la fiammata di insetticida. Però come faccio a spegnere il fuoco? Qui secchi non ne vedo. Idranti men che meno. Non c'è nemmeno. I rottami. Ci butto lo zio dentro. Così no, ce lo. Ho capito. Questa fortuita cisterna dell'acqua qui sopra ci servirà. Sarà di perfetto aiuto. C'è anche un rottamino qui che noi prendiamo.
Mamma mia, se non ci fossi io! Zio Flint dell'esercito! Meno male che c'ero io, mi prendo quello che è mio, Aspetta che... Il colore arancione? Ma è il di noi colore, ragazzi! Lo sapete, no? Dov'è l'arma, zio? Grazie. Grazie, beh, grazie. Zio, me lo porto via io il lanciafiamme, non ti preoccupare! Che questo qui, secondo me, è perfetto per bruciare quel porco di Charles. Adesso lo upgradiamo anche un pochino di più. Uno ai danni in più, sì. E mettiamo questo qua, il lanciafiammi. Secondo me è buono, Proviamolo, Secondo me è buono. Non sono sicuro, ma secondo me è buono questo. L'ho già detto che è buono? Sì, perché secondo me è buono. Adesso dobbiamo ripartire e andare fino alla miniera. E alla miniera, ragazzi, lo sapete anche voi, questo video verrà lunghissimo. Però questo gioco vi è piaciuto, mi è piaciuto, quindi dobbiamo finirlo, ragazzi, non c'è storia. Non c'è storia. Dobbiamo viaggiare ancora un attimino, Fischia il treno per minacciare un po' tutti, far capire il nostro passaggio. Perché qui stiamo passando noi altri. Quindi se ci sono treni indemoniati lungo il percorso, farebbero meglio a spostarsene. Sì. Sì, ho paura. Adesso qua ci sono quegli altri. Sapete cosa dico? Abbiamo tanti rottami, ragazzi. Possiamo permetterci anche di morire una volta. Quindi, tentiamocela alla dura e alla brutta. Ci intrufoliamo violentemente. L'uovo numero 3! Ma siamo fortissimi! Non ci ferma nessuno! Non ci ferma nessuno! Mi ciulo pure i rottami così se ci muoio. Ho preso i rottami per ripagarmi il danno. Ah, qua non c'è niente. Aia! Mi sparano pezzenti! Vogliono portarmi via, vogliono portarmi via. Vogliono uccidermi. Ma io torno indietro? Sono più furbo di loro. Se non posso scappare in avanti, me ne scappo in indietro. Sono dimenticato la strada. Oh, forse di qua? Cos'è questo biglietto? Ah, non possiamo leggere. Era dello zio! Cosa c'è scritto? Ho fondato un muro, grande caverna. Abbiamo visto. Quello era l'uovo. L'abbiamo già trovato l'uovo, my friend. Dobbiamo solo scappare adesso. Ed ecco l'uscita. Sicuramente c'era qualche altro rottame, qualcosa ci siamo persi. Però sapete cosa vi dico? Non ci siamo morti. Abbiamo preso l'uovo. Secondo me va benissimo così. Aspetta che mo... Proviamo il lanciafiamme. Dov'è che sei? Ah, mi spari, questo mi spara. Ma io sono più forte. Non è male questo lanciafiamme, Adesso. Ok, allora, prima di tutto, vernice arancione. Bellissimo, guardate la betulla arancione com'è bella. Una bellezza. E ora, rottami ne abbiamo 7, io me li terrei per riparare. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Poi, dobbiamo andare fino al tempio. Il tempio è qui. Quindi non è male, perché noi dobbiamo andare dritti e poi a sinistra. E c'è anche una missione in mezzo, va bene. Dritti e poi a sinistra, ok. Dritti e poi a sinistra. Ok, ricordiamocelo, sinistra. Ok, se Charles si fa vedere, lo abbrustolisco oltretutto. Oltre che umiliarlo, perché tra un po' lo distruggiamo, lo abbrustolisco pure. Siamo vicini al nostro obiettivo, ma prima di arrivare... Ho pensato che ci potrebbero fare comodo un paio di altri scrap. E siamo arrivati proprio in un posto dove secondo me qualcosina possiamo trovare. Vedete, c'è anche una missione. Poi più avanti c'è il tempio. Ci siamo persi un'arma, che un po' mi spiace, Però abbiamo il lanciafiamme, che secondo me è la migliore. Di solito il lanciafiamme nei giochi è sempre overpower, quindi mi va benissimo. Ci dovrebbe essere qualcuno qui però. C'è qualcuno? Posso entrare? Posso rubare un po' di rottame, per favore? Che io sono... Mi arrangio con tutto, Se avete una molla sotto me, MacGyver, che... Oh, no! Oh, no! Il brutto della famiglia! Il nonno di montagna, Becchino, che è un po'... Mamma mia, che brutto menagramo, che odia tutti questo qui, Lui odia tutti! Teodoro! Lo chiamavamo così alle riunioni di famiglia. Non invitate Teodoro, odia tutti, perché lui odia tutti! Benvenuto, sì. Però sei odia tutti. Lo dici anche che non ti piace socializzare. Vabbè, opportunità di lavoro? Una scatola speciale in un vagone nel canyon? No, gli scagnozzi di Warren, che sappiamo essere il cattivo a quanto pare, proteggono l'area, quelli pistano. Ti darò qualche rottame. I tuoi rottami mi fanno gola, zio antipatico Teodoro. Porca miseria. Mi fanno gola, non posso nascondere la gola che mi fanno.
Però vediamo quanto è lontano, dai ragazzi, vediamo quanto è lontano. Non è tanto lontano, eh. Non è tanto lontano. Cosa dite? Cioè, volendo siamo anche a posto, però sapete come funziona poi, eh? Se noi perdiamo contro Charles, non so, magari ci becchiamo il finale scrauso dove abbiamo perso. Non so quanta differenza faccia upgradare le armi. Cioè, se diventi molto molto più forte o giusto un pochinino più forte. Vediamo, se avessimo trovato qualche rottame in più qua in giro, ancora ancora ti avrei detto va, ce ne freghiamo. Però secondo me, nella situazione in cui siamo adesso, ci conviene infrattarci nel canyon e prendere questa scatola. Se ci paga bene, come ci aveva pagato bene lo zio, quell'altro lì, no? Come si chiamava? Daryl, quello circense. Beh, lì ne vale la pena, eh. Dai, proviamoci. Non mi sembra neanche così difficile. Dobbiamo trovare una scatola blu. Una scatola blu dentro un vagone. Tipo qua dentro? Sì, sì, tipo un vagone così, deve essere. Però qui è pieno di quei maledetti. E infatti, eccoli. Aia. Ok, scatola blu, scatola blu, scatola blu, scatola blu, presa. Vai, 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 non moriamo, eh. Non moriamo, che poi dopo ci sarà qualche altro rottame in giro sicuro. Però noi puntiamo al corpo grosso. La ricompensa dello zio Teodoro, se è generosa, ci potrebbe svoltare le sorti di questa battaglia. E noi è questo che desideriamo. Corri, corri per zio. Ok, ogni volta che sei stanco, personaggio, che ti si stancano le gambe, archivista, così ti chiami, tu devi pensare a zio. Che zio è morto perché Charles è senza cuore e che tu adesso lo puoi rivendicare. Spero che quel mostro non ci stia ancora seguendo, quel capotreno pazzo. Zio! Sì, è la tosca. Ah, grazie zio, sei proprio. L'avete visto com'era burbero? Ci ha detto, ora prendi i rottami e sparisci. Sì, sì, zio, sparisco però. Aspetta, perché c'è ancora. C'è ancora un brutt'uomo che mi spara. Aia! Ma pezzo di. Mo t'ha giusto io, però. Mo t'ha giusto io. Mo m'hai provocato. E t'ha giusto io, eh. E t'ha giusto io adesso. Vieni qua. Scendi. Sei morto? Non è morto. Questo è forte. Facciamo così. Togliamoci dalle palle prima che mi scassa il treno, ok? Che tanto noi dobbiamo andare avanti. E qua ci dobbiamo fermare tra poco perché c'è il tempio. Quindi prepariamoci, ragazzi. Qua dobbiamo mettere le uova. E poi è la fine, eh. C'è il combattimento con Charles, il boss fight finale. Ancora pochissimi passi. Dovrebbe essere alla nostra destra la zona del tempio. Oh no, c'è Charles. C'è Charles. C'è Charles. Sta arrivando. Non posso fermarmi se c'è lui. Non posso fermarmi se c'è lui. Non posso fermarmi se c'è lui. Sto lanciamissili, sto lanciafiamme. È un po' è stranino, eh. È stranino. È stranino perché gli dà fuoco. Però non so se gli sta facendo male o meno. Mi sa di sì. Sì, 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 sì. Sì, non è male, non è male. Non è male, lo brucia. Lo brucia real good. Purtroppo stiamo un poco perdendo tempo, perché lui ci sta facendo allontanare dal bersaglio. Però non è male come cosa, perché lo stiamo indebolendo. Capite? Vedete? Così. Ti stiamo a fa male, zio. Ti stiamo a fa male. Tu pizzichi, ma noi ti stiamo a fa male, però. Te ne vai, eh. Bastarlo. Bastarlo. Adesso dobbiamo tornare indietro. Ci ha scassato ben bene il treno. Però avevamo tantissimi rottami, oltre 50. Upgrado la velocità così lui ci colpisce meno. E upgradiamo anche un po' l'armatura e i danni una volta. Secondo me così va bene. Ok, adesso stiamo tornando indietro, giustamente dobbiamo tornare indietro per arrivare in prossimità del tempio. Perché ci ha distratto, ci ha allontanato parecchio dal tempio. Lo zio qua, il treno, bastarlo. Scusate ma mi fa arrabbiare, eh. Ok, ora, ancora un po'. Ancora un po'. E poi ci fermiamo. Mamma mia, che ansia, però. Che ansia. Basta, dai, così dovrebbe essere perfetto. Siamo allineati. Sì, a sufficienza col tempio per distruggere le uova. Siete pronti? Distruggere le uova è il nostro obiettivo finale, Siamo pronti più che altro. Perché altri rottami, per carità, ci avrebbero potuto fare comodo, Penso che tutto sommato non siamo messi male, però, Tanto non so, cioè se dovessimo perdere che cosa può succederci? Insomma ci farà riprovare, no? Però qua ci sono altri di quelli. Ci sono altri di questi capotreni pazzi. Le loro maschere da capotreno pazzo. Se fossi furbo potrei indossarne una e fingermi uno di loro. Ma a quanto pare non sono furbo, va bene. Non fa niente. Corriamo sopra, cerchiamo di farci vedere il meno possibile. Ok, ci siamo.
Ok, perfetto. Ok, questo è il tempio, ragazzi. Questo è il tempio. Certo che almeno qualche misero rottame ce lo poteva dare, Va bene. Ok, qui dobbiamo mettere le uova a formare, no? Per distruggerle. Formare il triangolo, perché sono tre uova, mi pare. Esattamente, vedi, vedi che io ho il paniere con tutte le uova che abbiamo preso, no? Poi gliele mettiamo tutte ai lati. Bravo, bravo, fai così. Sì, esattamente. Così si distruggeranno e Charles verrà attirato, no? Da questo raggio di morte. Non ho ancora capito perché un treno dovrebbe fare le uova, però va bene. Non è importante. L'importante è che siamo pronti. Warren! No! Non sai cosa stai facendo? Appoggia l'uovo e stenditi a terra. Non farlo! Infilalo! Farai male a troppe persone se porti avanti il tuo piano. Non è vero! Vai, bravo! Sì! Sì, abbiamo fatto ugualmente! Sei più intelligente! Adesso dai un calcio all'uomo in giallo, quel canarino Warren! E scappa! Lui tra l'altro si chiama Warren Charles, Quindi secondo me è tipo un po' parentato! Mamma mia! Dobbiamo correre ora! Dobbiamo correre, dobbiamo tornare al treno nostro! Madonna che brutto, è tutto super sovraccarico ora! Mamma mia! Zio Peppino! Zio Peppino! Corri, corri al treno, bro! Corri al treno, per carità di Dio! Mamma mia! Cos'ha in bo... Ah, si sta a mangiare Warren Charles! Madonna! Corri, corrine, corrine! Sul treno! Qua la vedo grigia, Qua la vedo grigia! Vai, 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 vai! Oh! Pezzo di... io ti brucio! E io ti brucio! E io ti brucio! Non devo cantare questa canzone per tutto il tempo, ma è una tentazione! E io ti brucio! E adesso scendo! E mi riparo! Mi riparo di brutto! Così! E poi ti brucio! E ti riparo! Forse devo tenermi più rottami? Sì, devo tenermi sicuramente più rottami per ripararmi il treno! Perché mi brucia! E mi brucia! E lui esplode, mi ripara e mi ribrucia! E non lo ammazzo! Ed è fortissimo questo Charlie infernale! Mamma mia! Oh! Attenzione! Gli ho fatto del male? Cosa è successo? È scappato? Non è vero, è ancora qui! E io lo brucio! E mi riparo! Ed ho finito! Tutta la cosa! E mi sa che Charles mi si ingroppa! Mamma mia! E mi ribrucio! E mi riparo! E non lo brucio, e non lo paro, e non lo brucio! Madonna, è fortissimo, raga, È veramente... È fortissimo! Io non so se il lanciafiamme è buono... Cioè, penso che lo sia, in fondo. Penso che sia abbastanza buono. Però abbiamo finito i rottami noi, ora che col senno di poi vedo la situa. Però qui, attenzione, l'esplosione! Il ponte! Ma è tornato! E io lo ribrucio! E lo riparo! E non ho più pezzi per riparare un bel nulla, Andato via? No, ancora qui. My friend, io me la sono cercata di cavare con tutta la mia energia, ma... Ma non so, Oh, e muori! Ma quanto duri! Charles, sei un pazzo! Ma prima o poi ti tiro giù! Ti tiro giù! Dov'è il ponte che ho trappolato io? Ci devo passare sopra da solo! Perché non muore? Muore! Devi morire! Non ho più vita nel treno, praticamente, Non ho più vita nel treno! Non so perché non mi sta colpendo, ma non ho più vita nel treno! Io sto insistendo come un pazzo! E credo che forse ce la facciamo! Sì! Sì! Muore! Oh! È morto? Credo che sia morto! Sono abbastanza sicuro di aver vinto! Non posso dire la verità, non lo so! Ecco il treno, è qui la trappola! Sì! Esplode, Charles! Esplode! Sì! Ah, zio! Zio, questo è per te! Zio, l'abbiamo ucciso! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio, che fine! Che morte ingrata per Charles il demone treno! Bellissimo però! L'abbiamo finito! Abbiamo vinto! Oh, che soddisfazione! Voglio giocare altri giochi così! Perché mi sono piaciuti, mi è piaciuto tantissimo! A voi è piaciuto tantissimo! E poi soprattutto dà una grande soddisfazione quando lo finisci! Quindi, mi raccomando, mettete un pollice in su, un commento! Fatemi sapere quello che ne pensate su farne anche altri di giochi così! E per oggi... Che soddisfazione, che bello, Abbiamo vinto, che bello, vinto Ciuciu Charles, zio!
Forever in the heart, zio Eugene. Non ci dimenticheremo di te facilmente. RIP Eugene nei commenti. E per oggi ci salutiamo. C'è qualcosa in fondo forse? Attenzione. Attenzione, un filmato segreto nascosto. Aha. C'è una caverna, una grotta. Forse c'è un altro uovo di Charles che è rimasto da qualche parte. Potrebbe essere, eh? O forse c'è un sembra tipo che siamo sott'acqua. Quello è un uovo, raga, è un uovo. C'era un altro uovo di Charles. Ci posso credere, stavo per chiudere il gioco tutto contento. Invece, all'ultimo, guarda che cosa ti butta davanti. Ebbene sì, pezzo di porco, Charles. Lo sapevo che non poteva essere così facile. Chissà dov'è qua. Sembra tipo sott'acqua con tipo delle alghe luminose, non lo so. Quello che conta però è che questo uovo potrebbe schiudere. E stava anche muovendosi, si sta muovendo. Quindi è pronto a schiudere un altro Charles. Oh no! Altre morti. Ma ci saremo sempre noi, ragazzi. Se dovesse uscire un secondo capitolo di questo gioco, ci saremo sempre noi pronti a distruggere anche questo secondo Charles. Ora è finito davvero. Da Lion, la sua betulla arancione, è ora di salutarci. Out!